Ciao a tutti, sono Marco Baiocchi, responsabile NorCite per l'Italia e volevo presentarvi il nuovo Neo 2016 che sarà in vendita presso i nostri rivenditori a partire dalla metà del mese di settembre. Il Neo è la nostra ala Wave per antonomasia, ormai da 3 anni copre tutto il nostro segmento Wave e viene usato da tutti i nostri rider a partire da Ayrton Costolino e andato più verso gli altri. I suoi punti di forza naturalmente sono il drift eccezionale, quindi segue benissimo sull'onda mentre surfi, e la capacità di sventare completamente all'istante e quindi di avere la potenza solo quando serve. Rispetto allo scorso anno ci sono state alcune modifiche, sempre a piccoli passi nello stile Nord. Non ci piace mai stravolgere un ancolone, ci piace sempre migliorarlo piano piano in modo che la gente si trovi sempre a casa sua. Comunque il feeling di barra è rimasto uguale, sempre una barra molto presente, il range è rimasto uguale, quindi sviluppato molto verso il low end, è un'ala che va usata forse un metro quadro in meno rispetto alle altre ed è voluto perché appunto nelle onde più l'aquilone è piccolo, più è leggero, più galleggia nel vento, ed è l'aquilone che ha subito 2 miglioramenti diciamo principali a livello di performance. Il primo è un po' più, scorre un po' meglio nella finestra, leggermente più veloce in finestra, che questo gli consente di assorbire le raffiche in maniera più efficace, quindi c'è meno botta nella raffica e il kite scorre un pelino per scaricare meglio e incassare la raffica in maniera migliore. La seconda miglioria, abbiamo assottigliato il tip strut in modo che quando il kite è parzialmente sventato o completamente sventato, il tip fanno un po' di palloncino e quindi sono molto più reattivi nel ricevere il comando. Questo si traduce in una maggiore reattività con il kite parzialmente o totalmente depotenziato. Ma anche questo è molto importante nel surfare le onde, perché ti permette comunque di controllare l'aquilone anche se hai fatto un errore, quindi l'hai in posizione sbagliata nel momento di impattare. Abbiamo anche dei miglioramenti a livello strutturale e a livello costruttivo, tra cui l'anti-snag system che evita che le backline si possano incastrare soprattutto quando si frulla sotto un'onda o comunque quando il kite rotola su se stesso. Abbiamo un miglioramento nell'assemblaggio del one pump, quindi non abbiamo più una curva L che risultava una scocciatura quando si va a sgonfiare, soprattutto perché l'aria non defluiva in maniera adeguata, e quindi abbiamo un tubo dritto in questo caso che è impossibile che subisca questo problema. E poi abbiamo anche dei rinforzi in dacron nelle zone di maggior stress e soprattutto dove ci sono tutti i tubi del one pump, che sono comunque fatti in materiale plastico rigido, e si potevano creare dei microfori soprattutto in fase di arrotolamento o di strisciamento. In questo modo, con il dacron, che è un materiale molto più robusto, evitiamo anche questo piccolo problema. Ultima miglioria, abbiamo rilavorato l'airport valve e la versione numero 3, ha ulteriori migliorie per rendere ancora l'affidabilità maggiore e quindi per ridurre al minimo i problemi che potrebbero essere. Saluto tutti ragazzi e buon vento a tutti.